Molto partecipata alla cittadella regionale, la manifestazione organizzata da Coldiretti Calabria per sollecitare la regione a intervenire in modo deciso e risoluto nella gestione dell'emergenza cinghiali. I dimostranti hanno manifestato con lo slogan «Noi seminiamo, i cinghiali raccolgono, basta cinghiali». Noi abbiamo 3-4 ettari di terreno piantati a frutta, pomodori e tutt'altro, dove c'è la corrente, abbiamo messo la corrente, abbiamo organizzato il tutto, abbiamo fatto le siepi elettriche, ma quando arrivano a branco travolgono tutto. Dobbiamo stare attenti perché se c'è qualche piccolo di cinghiale che viene messo da parte, la mamma può aggredire anche l'allevatore. Se partorisce una vacca sono pronti ad andare lì a mangiarsi il vitello. La Confederazione ha manifestato davanti agli uffici della Giunta regionale in concomitanza con iniziative analoghe svolte in tutta Italia. Ascoltiamo ai microfoni di RTC Franco Aceto, presidente della Coldiretti. Noi proponiamo una modifica di una proposta di legge affinché si possa attivare una procedura semplificata per consentire ai proprietari e conduttori di terreni di poter salvaguardare le proprie produzioni e quindi di poter abbattere dove c'è necessità di abbattimento oppure di poter installare anche delle catture per poter redimere il problema dei cinghiali. Nel corso della manifestazione una delegazione della Coldiretti Calabria guidata dal presidente Aceto è stata ricevuta dalla presidente della regione Nino Spirlì e dall'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo. Abbiamo sentito l'assessore Gallo ai nostri microfoni. L'emergenza cinghiale è un'emergenza assoluta sulla quale noi abbiamo assunto una serie di provvedimenti ma che non sono ancora sufficienti, altri da parte del governo centrale dovranno essere assunti, per questo è una battaglia comune a tutela dell'agricoltura non solo ma anche della pubblica incolumità. Il presidente Spirlì, al quale la Coldiretti ha consegnato una proposta di delibera sul problema, ha evidenziato l'importanza fondamentale della presenza degli agricoltori per l'economia delle aree rurali interne e come l'emergenza cinghiali sia divenuta ormai un problema nazionale che, prima che sia troppo tardi, non può più essere rimandato. E ha assicurato che le proposte della Coldiretti Calabria saranno accolte. Magari quegli agronomi o quei...